l'Associazione Archivio Storico Olivetti, che è l'istituto culturale che ha organizzato questo seminario, questa giornata di studi in collaborazione con la città di Ivrea e con il patrocinio della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Vi porto anche il saluto del presidente e del segretario generale, l'architetto Renata Codello, che mi ha pregato di dare anche viva e piena informazione a questa lettera di intenti che abbiamo siglato tra Associazione Archivio Storico Olivetti e Fondazione Giorgio Cini, proprio per avviare un discorso di valorizzazione, insomma azioni di valorizzazione sugli archivi, l'archivio professionale di Renzo Zorzi, che è conservato qui a Ivrea presso l'Associazione Archivio Storico Olivetti, e l'archivio di Renzo Zorzi, che fa parte del suo mandato come segretario generale presso la Fondazione Cini di Venezia. Quindi loro ci accompagnano con questo saluto a questa giornata che inaugura un percorso di studi, di ricerche, ne parleremo più avanti nel corso di questa serata, anche proprio in accordo e in collaborazione con altri istituti culturali. Direi che ringrazio anche i relatori e invito sul palco l'assessore alla cultura della città di Ivrea, Costanza Casali, e il direttore dell'Associazione Archivio Storico Olivetti, il dottor Enrico Bandiera. Grazie. Qui è già acceso? Sì. Bene, buonasera a tutti e bentrovati. Oggi ci troviamo a commemorare, a celebrare il centenario dalla nascita di Renzo Zorzi. Questo convegno e questo approfondimento fa parte di un più ampio progetto che è quello della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Olivetti. Questo progetto nasce perché effettivamente il Comune di Ivrea è riuscito dopo tantissimi anni a portare a casa un accordo storico. Io sono stata nominata un anno e mezzo fa, ringrazio Stefano Sertoli che è qua in sala, il nostro sindaco, perché mi ha dato appunto la delega alla cultura. Sin da subito mi sono messa a lavorare perché di nuovo tutto il patrimonio olivettiano artistico che era rinchiuso nei cavò tornasse nuovamente ad essere fruibile dal grande pubblico e da tutta la popolazione. E devo dire, ho trovato un interlocutore, per fortuna, che aveva la mia stessa visione, che è Gaetano Di Tondo, e per cui abbiamo lavorato serratamente perché questo progetto potesse realizzarsi. E così è stato. Abbiamo firmato l'accordo quadro con Associazione Archivio Storico Olivetti, con TIM e con Olivetti S.p.A. Perché nel frattempo tutte queste opere, a seguito della fusione Olivetti-TIM, erano diventate di proprietà e sono di proprietà TIM, e per cui abbiamo dovuto fare un accordo quadro tra più soggetti, ma fortunatamente ce l'abbiamo fatta. Grazie a questo accordo è stata già inaugurata al 3 di luglio la prima mostra sulla collezione Olivetti e sarà un percorso di sei mostre, la successiva verrà inaugurata a novembre, per cui sarà serrato come progetto, ci sarà una mostra ogni 4 mesi, la prossima sarà su Jean-Michel Folon, quella dopo sarà sui negozi Olivetti, poi sarà sui libri Strenna, su l'astrattismo e l'Olivetti e su Soavi. Per cui dicevamo è un grande risultato e invito tutti quanti ad andare a vedere la mostra che sta avendo grandissimo successo di pubblico perché questa sera, finito il convegno, ci saranno appunto delle visite guidate. Dicevo, oggi parliamo di Renzo Zorzi e ci saranno, dopo il mio, che chiaramente è un intervento ma non così approfondito come saranno quelli successivi, e per cui che saranno di valore e ce ne saranno molti. Ma aveva attirato la mia attenzione un passo di un libro, di un piccolo libro, che magari molti di voi hanno già letto, e per cui volevo un attimo soffermarvi su questo passo e leggervelo.
Ogni quadro apre la strada a ricordi collettivi, alla memoria di anni fervidi, alle sere trascorse con gli artisti, al progressivo affacciarsi per molti alla vita delle gallerie d'arte e alle grandi manifestazioni nazionali. Forse nessuno oggi se ne ricorda più, ma questa è stata una pagina che da sola basta a far ricordare Olivetti. E se l'arte alla fine è veramente uno specchio della realtà, l'Italia che quei quadri mostravano non è così lontana da ciò che essa è stata in quegli anni, coi suoi paesaggi, le sue passioni, le sue ferite e anche le sue grandi speranze. Renzo Zorzi, Gli artisti di Olivetti, il dovere della bellezza. Bene, allora, che dire? Renzo Zorzi, un intellettuale prestato all'azienda o un manager prestato alla cultura? Beh, su questo ci si potrebbe fare un dibattito. Direi che certamente nasce come uomo di cultura letteraria e artistica che successivamente si presta all'azienda. Questo ciclo di mostre che ci saranno dal 2021 al 2023 qua al Museo Civico avranno tantissime opere che deriveranno anche grazie proprio al lavoro di Zorzi. Zorzi che, diciamo così, non concepiva ogni progetto come semplice sponsorizzazione. Non c'era la sponsorizzazione e l'assegno, ma c'era molto di più. C'era quello che in una parola si può racchiudere: la cura, la passione, la competenza, la dedizione e la ricerca. Bene, la figura di Zorzi direi che è proprio la testimonianza di quanto bene possa fare la cultura quando è messa al servizio dell'impresa e soprattutto attraverso di essa della società, servizio della società. Certamente, dicevamo, nasce come intellettuale, ma sa diventare tutt'uno con l'azienda. Zorzi che cura i grandissimi restauri, il restauro dei cavalli di San Marco a Venezia, il restauro del crocifisso di Cimabue a Firenze dopo l'alluvione, la camera degli sposi del Mantegna a Mantova, l'ultima cena di Leonardo a Milano, ma anche Zorzi prima come direttore della rivista Comunità e dopo di Edizioni di Comunità, Zorzi come saggista, perché tutti, diciamo così, la gran parte dei testi, dei cataloghi, delle mostre avevano un'introduzione fatta da lui. Zorzi anche come autore di un romanzo. Zorzi è responsabile delle campagne pubblicitarie dell'Olivetti e dello stile Olivetti, per cui Zorzi, ambasciatore della cultura italiana nel mondo, grazie e soprattutto attraverso Olivetti. Diciamo che quello che è il convegno di questa sera porta tre aggettivi: un manager, un intellettuale, un umanista. Direi che forse proprio in questa ultima parola, umanista, si ha la cerniera tra l'uomo intellettuale e l'uomo manager. Per cui direi che se si guardano anche alle pubblicità del tempo, quando praticamente negli anni di passaggio tra la meccanica e l'elettronica, tutte le locandine e i manifesti prodotti da Olivetti avevano come sfondo i monumenti, diciamo così, dell'architettura rinascimentale. Come se la cultura umanistica fosse guardiana e angelo protettore, una sorta di antidoto per scongiurare l'inaridimento sentito come rischio di ogni eccesso tecnologico. Quindi cultura e tecnologia. Lo sviluppo tecnologico va di pari passo, appunto, come ho detto all'inizio, con il dovere della bellezza. Renzo Zorzi. Grazie Assessore per queste belle parole. Lascio la parola al direttore dell'Associazione Archivio Storico Olivetti, il dottor Enrico Bandiera. Buonasera a tutti, benvenuti. Io ringrazio molto la dottoressa Turchetti che si è spesa, come le è solito, per organizzare questa giornata e con lei vorrei ringraziare tutto il gruppo di lavoro dell'Associazione Archivio Storico Olivetti che in questi oltre 22 anni,
con pazienza ha cominciato a ricucire una storia che si andava a disperdere. So che qui in sala non ho avuto modo di salutarlo, ma c'è il primo segretario generale, il secondo segretario generale, chiedo scusa, della nostra associazione, e ringrazio anche lui della presenza. Quando siamo arrivati in archivio alla fine degli anni 90, l'atrio della Villa Casana era pieno di scatoloni ricolmi di documenti che nessuno sapeva che cosa fossero o giù di lì. E con un lavoro certosino di anni, schedando foglio per foglio, fascicolo per fascicolo, lentamente abbiamo scoperto la incredibile ricchezza in quantità e in qualità di questo patrimonio che ha una valenza assolutamente unica, originale, mondiale. E dentro questo patrimonio uno degli attori più importanti è certamente stato Renzo Zorzi. E questa figura che è diventata subito mitica nella nostra ricerca affannosa di capire dove stessimo andando con questi documenti. Perché da un lato la quantità di documentazione che faceva riferimento a lui era gigantesca e poi ogni volta che aprivamo un fascicolo era una scoperta meravigliosa appunto di questa grandezza. Quindi oggi poter iniziare, in realtà iniziare o appena appena proseguire questa fase iniziale che è stata la schedatura della documentazione di Zorzi, per provare a valorizzare questo enorme patrimonio, uno sforzo comune che dobbiamo fare, io credo, per restituire a tutta la collettività una vicenda che è stata reale e credo unica e originale, che ha messo assieme, come bene diceva anche l'assessore Casali, che ha messo assieme la competenza tecnica di una grande azienda multinazionale con una visione filosofica che vede l'uomo come un unicum integrato. Non è immaginabile se non come concetto di persona che cerca di sviluppare al meglio tutte le sue caratteristiche. E allora Renzo Zorzi è stato uno degli artefici che permettevano alla società Olivetti di far convivere cultura umanistica e tecnologica, permettendo ai due mondi di incontrarsi, cosa che solitamente non avviene, facendo in modo che la sintesi fosse alta. L'eccellenza è uno degli aggettivi. Allora io mi fermo perché non voglio togliere tempo ai relatori che certamente, avendola vissuta, molti di loro, almeno in prima persona, certamente ci daranno delle testimonianze interessanti. Ve ne dico solo una mia, piccola. Quando nel 2003 facemmo la mostra di uno dei, ahimè, scomparsi grandissimi artisti della Olivetti, Egidio Bonfanti, venne a presentare la mostra Renzo Zorzi. E noi avevamo iniziato da alcuni anni a conoscere questa figura e quindi io personalmente mi sentivo molto emozionato. E mi sono avvicinato con 500 quintali di sale. Sapete, il romanzo che fece da giovane lui raccontando la sua vicenda della guerra partigiana. Io mi avvicinai perché quel libretto che avevo trovato per caso in una cantina assieme ai traslocatori con i quali andavamo a recuperare i fondi dispersi della Olivetti, mi aveva molto colpito. Era un libretto piccolo. Un libro che adesso è la seconda volta che ne fanno una trattazione teatrale, ce n'è già stata una, e lui disse, ho letto il suo romanzo, mi è piaciuto tantissimo. E con questa semplicità, insomma, che è propria dei grandi, lui disse, ma sì, un libretto, cosa vuole, dottore, una robetta da poco.
vi invito a leggerlo e poi mi direte. Allora, è una... Io chiudo dicendo, ecco, chiamando a raccolta tutti voi per darci una mano in questo sforzo comune ad andare a recuperare la profondità di questa vicenda storica. Noi abbiamo bisogno del contributo di tutti perché è un'operazione molto importante e molto complicata. E per questo anche sapere di avere con noi la Fondazione Cini certamente, come dire, ci aiuta a iniziare questo lavoro in maniera importante, oltre ad avere anche l'Università di Torino con noi. Quindi è un inizio. Io sono certo che da qui a qualche tempo avremo un altro momento per presentarvi le nuove cose che avremo scoperte dentro questo meraviglioso fondo archivistico, e sono convinto che potremo fare dei passi avanti molto interessanti alla scoperta di questo meraviglioso mondo che serve soltanto per poter vivere meglio noi il nostro presente e il futuro. Ringrazio l'assessore e il dottor Bandiera, ci rivediamo dopo e invito per il primo, diciamo, contributo a questa serata il regista Davide Maffei sul palco per presentare quello che appunto sarà il primo tassello di questa serie di affreschi, di racconti e di approfondimenti. Grazie Davide. Allora, con Davide buonasera. Maffei, buonasera a tutti. Buonasera. Ci conosciamo da qualche anno, il lavoro è iniziato, magari qualcuno di voi lo conosce, questo progetto, Olivetti, cronache da un'industria gentile. È un lavoro di studio e ricerca che Davide Maffei e i suoi collaboratori hanno avviato nel 2018 e che ha dato come felice esito due video documentari Prospettiva e Paradigma Olivetti, che sono stati presentati poi al Milano Design Film Festival del 2020 e che ci accingiamo a presentare in maniera fisica, in presenza, anche quest'anno, verosimilmente da qui a poche settimane. Il lavoro è continuato, quindi io chiedo a Davide questo discorso per cui da cosa nasce cosa. Effettivamente la collaborazione è stata molto positiva, lo stesso trailer di apertura alla mostra La Collezione Olivetti, che magari qualcuno di voi ha ricevuto sul proprio telefonino o via mail, è stato un lavoro che è stato offerto proprio da Davide Maffei. Quindi quando c'è sintonia e quando si lavora bene, poi non ci si lascia più. A te la parola, Davide, grazie. Sì, salve, buonasera a tutti. Beh, credo che questa cosa fosse nata un po' per caso, questo appunto su Zordi, nel senso che parlandone, venendo fuori che c'era questa ricorrenza appunto quest'anno, e insomma parlando ci siamo resi conto che nel materiale che era stato raccolto in circa 2 anni e mezzo di lavoro per poter fare questi due film documentari, ovviamente si raccoglie tantissimo materiale, poi tutto viene condensato ovviamente all'interno di una durata un pochino più contenuta, però la figura di Zorzi emergeva sempre, però era sempre in qualche modo sfuggente, nel senso che noi anche all'interno di questi due documentari, che uno è dedicato al design e uno è dedicato all'architettura nel periodo dopo la morte di Adriano Olivetti, e abbiamo sentito sempre parlare della figura di Zorzi, specialmente da designer, da architetti, anche all'estero, quindi questa figura c'era sempre, aleggiava, ma per noi era in qualche modo sfuggente, non siamo riusciti pienamente in qualche modo a rendergli in qualche modo giustizia all'interno di questi discorsi, anche se era effettivamente centrale. Per cui abbiamo recuperato un po' di questo materiale che avevamo raccolto, qualche intervista, abbiamo creato qualche materiale apposito, abbiamo fatto questa piccola cosa, ovviamente ci sentiamo assolutamente inadeguati in qualche modo a poter anche solo tratteggiare la figura di Zorzi, perché ovviamente ci siamo resi conto che stiamo parlando di una persona assolutamente di una importanza straordinaria, non solo per l'Olivetti ma in generale per la cultura italiana, però abbiamo voluto dare questo piccolo contributo che appunto è in apertura di questa giornata, che insomma può dare qualche spunto di riflessione, anche perché appunto come dicevamo
con Marcella, questo è un punto di partenza per tutta una serie di iniziative che invece si protrarranno da qui in avanti sulla figura di Zorzi. Ecco. Va bene, vi lasciamo al filmato. Era figlio di un ferroviere colto, insomma, che organizzava spettacoli, che dirigeva un coro, però insomma, un ferroviere. Perse il padre quando aveva 13 anni. Pur nelle difficoltà economiche, la madre, con l'aiuto del suocero, riuscì a fare studiare tutti i figli. E lui quindi studiò al liceo classico al Maffei di Verona, andò all'università di Padova e aveva una grandissima passione per i libri che è sviluppata nell'adolescenza, per cui io trovo ancora libri comprati magari nel 42 così. All'università di Padova studiò lettere moderne, era interessato sia all'arte, diciamo, che alla letteratura. Poi dovette interrompere gli studi per la resistenza. Una parte delle persone conosciute in quell'epoca, poi questi legami ebbero anche una certa importanza nella sua vita professionale dopo, per esempio con Licisco Magagnato, che era uno storico dell'arte e che poi sarebbe diventato il direttore del Museo di Castelvecchio di Verona. E fu proprio in riunioni a comunità che Magagnato decise di utilizzare Scarpa per il restauro del Museo di Castelvecchio. Scarpa, che aveva già finito quel negozio Olivetti in Piazza San Marco. Mio padre ha avuto appunto questo, diciamo, filone dei suoi amici veneti, quasi tutti legati così alla resistenza, al Partito d'Azione, fra cui Magagnato, Visentini, Neri Pozzo, Franco Cingano. E, diciamo, subito dopo la guerra il CLN prende in mano il giornale della città, che diventa Verona Libera, quindi lui per circa un anno è condirettore del giornale, perché era il CLN, quindi esprimeva 5 partiti, lui era il condirettore per il Partito d'Azione. Quindi in quell'anno fa il giornalista e poi va anche in giro a fare comizi per il Partito d'Azione, perché poi ci sarà il referendum Repubblica Monarchia, eccetera. Fatto quello, si dedica a finire la tesi, che sarà una tesi di letteratura francese con Diego Valeri. Dopodiché, però, durante un soggiorno a Rocca di Papa, conosce Franco Antonicelli, che lo vuole assolutamente assumere per la sua casa editrice a Torino, la De Silva. Quindi lui dal 47 comincia, diciamo, a lavorare in una casa editrice, e penso che quello sia stato il raggiungimento del suo obiettivo, nel senso che si è sempre visto come una persona che lavorava nell'editoria. Tramite Antonicelli, Salvemini a un certo punto venne in Italia, dopo essere stato in America tanti anni così, quindi diciamo tutto questo milieu antifascista torinese
organizzò una serata di benvenuto per Salvemini, in cui venne anche Adriano Olivetti, che voleva parlare con Salvemini soprattutto, non so, di Louis Mumford, di altri personaggi che gli interessavano molto. Però a un certo punto Antonicelli disse: guardi che Salvemini, cioè, bisogna farlo un po' girare fra tutti, non può essere completamente assorbito da Adriano Olivetti. E quindi a un certo punto mio padre cominciò a parlare con Adriano Olivetti, insomma, parlarono molto a lungo. Successivamente Adriano gli chiese se voleva lavorare per lui all'Olivetti, lui disse di no, insomma, perché voleva lavorare in una casa editrice, non si sentiva tagliato per l'industria. Però intanto collaborò con Olivetti in questo centro culturale San Paolo di Torino, era una specie di università popolare, faceva delle conferenze. E poi nel 51 Adriano aveva questa rivista Comunità di cui voleva cambiare un po' l'impostazione e gli offrì di lavorare, di venire a Milano e di lavorare a questa rivista. Quindi mio padre ha lavorato dal 47 fino al 65 nel mondo dell'editoria e penso che avrebbe continuato anche molto tranquillamente anche dopo. Fu in parte perché dopo la morte di Adriano Olivetti, poi passarono alcuni anni, Roberto Olivetti teneva molto alle edizioni di Comunità. Date le difficoltà che c'erano in quel periodo, c'era il pericolo che in realtà venissero vendute o chiuse addirittura. E mio padre andò a lavorare come dirigente all'Olivetti con il patto che si sarebbero mantenute in vita le edizioni di Comunità e si impegnò anche a continuare a lavorare nel tempo libero per le edizioni di Comunità, cosa che fece fino a quando furono vendute, credo, non so, alla fine degli anni Ottanta, mi sembra. Cercò di comunque dare un indirizzo unitario a tutte le varie attività dell'Olivetti. In un certo senso anche Adriano era uno che curava tutti gli aspetti dell'attività della sua società, quindi sia l'architettura che la cura dei prodotti, che il design, che la grafica, che le iniziative sociali. Cioè l'identità dell'Olivetti era già molto forte prima. Mio padre poi, quando è stato chiamato a dirigere quel settore immagine, relazioni culturali, ha cercato comunque di non perdere quell'impostazione. La forza di quell'esempio fu tale, fu così grande, che poi poté essere continuato. E quando quella responsabilità passò a me, in condizioni anche molto difficili, io credo che la Olivetti non abbia mai dovuto vergognarsi rispetto alla sua tradizione. La difficoltà di Zorzi era di riuscire a continuare l'impostazione ideale di Adriano Olivetti, quindi la qualità proprio del processo di progettazione. Ma mi disse proprio lui, lo posso testimoniare, mi disse: vede Vidari, io devo fare delle cose e non sono il padrone. Cioè, mentre Adriano Olivetti
secondo me un po' esagerando, se decideva una cosa poteva farla. Renzo Zorzi aveva delle possibilità limitate, era un uomo abbastanza di potere, ma perché gli veniva consentito, avendo riconosciuto la sua capacità. Però va detto che Zorzi riusciva alla fine a ottenere sempre qualcosa e quindi ha difeso caparbiamente le posizioni, soprattutto in campo culturale. Zorzi, sotto questo punto, che era poi il gran capo, no, del design, dell'architettura, cioè praticamente il coordinatore di tutte le immagini dell'azienda, era un individuo estremamente aperto sotto questo punto di vista. Lui non voleva dire cosa dovevamo fare, lui voleva avere proposte e poi si poteva discutere, anche cambiare un po' la strada. L'altra particolarità è che appunto non faceva soltanto un prodotto o dei prodotti, lavorava nel campo della cultura perché cercava architetti per fare gli edifici, cercava designer bravi per fare il design, aveva collaboratori molto bravi nel campo della comunicazione visiva, come che nel campo della comunicazione scritta. I copywriter dell'Olivetti erano giudici, era un poeta, sembrava quasi una cosa normale dopo un po' che ci vivevi dentro, però normale, tanto normale non lo era. Abbiamo avuto un rapporto eccellente. Zorzi era una persona di grandissima cultura, di una raffinatezza di pensieri, di gusto, di sentimenti. Una delle persone più colte e che poteva veramente nascere solo in Olivetti. Cioè, una persona come Zorzi in un'altra azienda non avrebbe potuto nascere. Cioè, è proprio un frutto bellissimo della cultura Olivetti. Ci muovevano due sentimenti. Prima, che avevamo una grande responsabilità rispetto al passato e che questa responsabilità non doveva e non poteva darci dei complessi di inferiorità. Noi non abbiamo mai avuto complessi di inferiorità sui terreni dei quali ci siamo occupati in quegli anni. Altre aziende potevano essere di avanguardia, potevano fare le cose più meravigliose dal punto di vista degli affari, ma non mancarono mai di rispettare la Olivetti. Inizialmente ancora con Adriano Olivetti, e questo ne ci parla dell'aspetto sempre sociale, delle mostre di pittori, di quadri, anche cose teatrali col piccolo teatro, eccetera, e vengono fatte a Ivrea perché Adriano Olivetti aveva timore che fosse troppo provinciale la situazione, non dei lavoratori Olivetti, di Ivrea e i suoi dintorni. Ai tempi di Adriano furono fatte delle mostre interessanti di artisti italiani del Novecento, però erano locali. Poi, diciamo, quell'aspetto fu sviluppato di più ai tempi di mio padre e divenne una cosa che aveva una rilevanza più internazionale, che si svolgeva in varie parti del mondo. Da questo nasce nel post-Adriano
l'idea di fare delle mostre. Noi spesso ci sentivamo una presenza di Italia laddove magari autorità che avrebbero dovuto avere la competenza di farlo o nicchiavano o non avevano soldi per poterlo fare. Quindi facevamo le mostre sapendo, mostre d'altro, sapendo che non noi, non l'Olivetti, ma l'Italia veniva giudicata presente in quella circostanza. Era un senso di patriottismo. Volevamo mostrare di questo paese una faccia che non fosse la solita faccia che vedevamo noi tutti i giorni alla televisione o altrove. Volevamo che si sapesse che in Italia questo si poteva fare, che si faceva e che l'avremmo fatto. La prima mostra nacque su sollecitazione, credo, del direttore del Metropolitan Museum di New York, che gli chiese se l'Olivetti era disposta, insomma, a finanziare l'esposizione a New York di questi affreschi che erano stati staccati e restaurati dopo l'alluvione di Firenze. A lui parve un'idea molto buona, che in un certo senso poteva rappresentare anche un ringraziamento dell'Italia a tutti i giovani che erano venuti a Firenze nel 66 per aiutare con la messa in salvo, insomma, delle biblioteche, delle chiese, eccetera. Però poi, insomma, quest'idea è stata portata avanti da mio padre e penso anche gli sembrasse nel solco di quello che era un po' l'idea di Adriano Olivetti, di ciò che un'industria deve fare. Non deve fare solamente una certa produzione, ma deve avere anche un ruolo nella comunità. Allora, a quell'epoca Olivetti era l'unica società che fece questo per i primi due decenni. Poi lo fece anche in modo diverso da quello che poi è diventato il sistema delle sponsorizzazioni, in cui si mette il timbro della società Tal dei Tali che ha dato dei soldi, però in realtà invece queste di Olivetti avevano di solito un pensiero dietro e la società entrava nella progettazione della mostra. Quindi sia le mostre che i restauri erano concepiti anche come un momento di studio in cui si cercava di coinvolgere gli studiosi più importanti. Non era una semplice iniziativa commerciale. Quindi cominciò con la mostra di Carlo Scarpa, Frescos from Florence, mi ricordo il titolo a Londra, poi cambiava il titolo secondo. Finito questa cosa, andò avanti l'idea, per cui arriviamo per esempio ai Cavalli di San Marco, lì la causa maggiore era l'inquinamento, e allora l'idea è stata restaurarli, mostrarli, fare queste tappe. Ogni tappa c'è forse un cavallo in più, perché intanto vengono, man mano che vengono restaurati, quindi i cavalli sono quattro, le prime quattro tappe hanno i cavalli che si accrescono, e ogni tappa accoglieva altre statuarie equestre del posto, purché greco-romana o romana. Mi ricordo quando abbiamo portato i quattro cavalli di San Marco a New York, al Metropolitan, cioè abbiamo fatto delle mostre straordinarie, i vetri dei Cesari a Londra. Io mi ricordo che la regina d'Inghilterra venne ad inaugurare la mostra dei vetri dei Cesari a Londra, cioè è una roba per cui si muove la regina. L'eccezione è stata il Cenacolo Vinciano, apparentemente, dove Olivetti parteciperà fino a tutto durante il periodo di Carlo De Benedetti, quindi quando un po' c'era una musica diversa, con soprattutto soldi. Quindi certo la Pinin Brambilla Barcilon, che è la restauratrice, è stata encomiabile, con i batticuori che ne sono sorti quando sembrava che toglie lo sporco, toglie cose, non ci fosse più il cenacolo. Devo dirle che l'inizio del restauro è venuto prima di me e naturalmente ho dato i fondi necessari, che poi
non erano dei fondi enormi, perché era un lavoro assolutamente artigianale, cioè ci lavorava solo la professoressa Brambilla, che ci ha perso gli occhi nel senso fisico del termine. Ma la professoressa Brambilla è stata 15 anni attaccata a quell'affresco, quindi non era una cosa dispendiosa, era una cosa molto intelligente, molto illuminata, straordinario ritorno di immagine, ma costi per la professoressa Brambilla. Poi viene in mente a Paolo Viti e a Zorzi di dire: però alla corona d'Inghilterra, proprietà della regina in pratica, ci sono dei codici atlantici che portano degli schizzi e disegni di Leonardo molto vicini ai schizzi e disegni preparatori soprattutto degli apostoli. Grazie alla fama che Olivetti si era creata, riesce a ottenere che per la prima volta non solo vengano prestati a un'azienda di fatti, anche se di fatto il luogo era il Cenacolo Vinciano, ma addirittura che escono dall'Inghilterra, mai usciti dall'Inghilterra, forse mai dal tesoro reale, gli schizzi del Cenacolo Vinciano. La Olivetti, con questa originalissima invenzione di Zorzi, di organizzare questi grandi eventi culturali in giro per il mondo, si è messa addosso un cappotto di cultura, di design, che era coerente con l'immagine dell'Olivetti. Tanto che poi il successore di Zorzi era un certo Viti, che è stato anche lui bravissimo, e che a un certo punto ci ha lasciato perché la Fiat vedeva queste mostre fantastiche organizzate dall'Olivetti e ha pensato di portarci via Viti, ovviamente avendo mezzi completamente diversi. Faccio un esempio: Viti fece Palazzo Grassi, non la costruzione, ma l'attività di Palazzo Grassi. Non rimase niente attaccato alla Fiat, quella roba lì. E la Fiat non riuscì a modificare la propria immagine per il contributo che ha dato la cultura, perché non, era una cosa, era una sovrastruttura, era una cosa che avevi comprato ma non avevi nel sangue. E vorrei chiudere con una parola di Sant'Agostino: la bellezza è lo splendore della verità. Se si fanno le cose in certo modo, non si può non inseguire questa brama di verità, di non finzione, di non decorazione, di non aggiunta. Si lavora per fare qualche cosa che accompagna la creazione di un paesaggio che ci è stato dato e che avremo il dovere di non rovinare e di non disperdere. Io anche a nome del pubblico ringrazio nuovamente Davide Maffei e anche molte delle persone che sono qui in sala, tra cui ovviamente anche la famiglia, ma non solo, alcuni dei relatori e dei contributori a questo filmato documentario stasera sono con noi, quindi li ringrazio per questo lavoro corale che vedete, ci lascia davvero un messaggio che sembra una raccomandazione per il presente ma anche per il futuro. Quindi di grande forza. Aggiungo anche che questo lavoro, questo ottimo lavoro, diventa contenuto stabile
e permanente nella mostra La collezione Olivetti, Olivetti e la cultura nell'impresa responsabile presso il Museo Civico Garda. Quindi da domani in poi, in una sala dedicata alle mostre d'arte, ai restauri e alla figura di Renzo Zorzi, questo sarà il contributo, diciamo, principale, per cui lo potrete rivedere, potrete raccontarlo ad amici, anche magari per le scuole, ecco. Appunto, tra gli ospiti di questo video documentario c'è anche un relatore di questa sera, il professor Pierpari De Vidari, che invito al tavolo dei relatori, e richiamo anche il dottor Enrico Bandiera per questa sessione di contributi, che quindi dalla figura di Renzo Zorzi in una forma di ricordo, oltre a quanto già, diciamo, abbiamo visto nel filmato documentario, anche un allargamento a quello che è il patrimonio e quindi quello che è l'archivio professionale di Renzo Zorzi presso l'Associazione Archivio Storico Olivetti di Villa Casana. Così siamo una prima tranche di riflessioni. Grazie per Paride, sia per la presenza digitale che soprattutto quella di stasera. Ma grazie molte per questo bellissimo lavoro, che ha confermato la mia commozione di essere qui stasera, quindi anche grazie a voi che mi avete invitato. È una posizione difficile, perché credo mi sia stato chiesto di parlare di Renzo Zorzi all'Olivetti. Caspita, è una cosa troppo grande per me e non, nessuno può in pochi minuti raccontare cosa ha fatto Zorzi all'Olivetti. Io l'espediente che ho trovato è raccontare cosa è stato per me Renzo Zorzi. Io un anno pressoché vicino alla laurea dopo la laurea lavoravo al Politecnico di Milano, come oggi si chiamerebbero assegnisti di ricerca, e naturalmente secondo una tradizione italiana i soldi finirono. E quindi cercai lavoro. E fortunatamente potei trovare un appuntamento presso un piccolo studio, tutto sommato, in via Borgo Nuovo, quindi nel pieno centro di Milano, dove avevo sentito si trattava di qualcosa legato all'Olivetti. In questo studio c'era un signore che si chiamava Hans von Klier, cognome molto tedesco, ma era nato a Szczecin, in Cecoslovacchia. Questo lo sottolineo per una cosa che vi dirò tra breve. Era il coordinatore del gruppo di progettisti che lavoravano, allora si chiamava Olivetti Corporate Image. Poi il nome cambierà proprio per un ragionamento che fece Zorzi. Accettò la mia proposta di collaborazione e mi mandò al Palazzo Uffici Olivetti di Milano, che era situato in via Clerici, di fronte al Palazzo Clerici, che è un palazzo molto bello, e mi recai in questo palazzo bianco, Bernasconi, Fiocchi, Nizzoli, gli autori, che per me, giovane architetto, suscitò una meraviglia, una bellezza, una anche armonia, chiamiamola tranquilla, armonia accattivante. E mi dissero che dovevo recarmi all'ultimo piano di questo palazzo per parlare con un signore che si chiamava Renzo Zorzi, il dottor Renzo Zorzi. Capì subito che si trattava di un personaggio particolare, anche, diciamo, molto diverso da quello che potevo aspettarmi. E era circa il 1970 e così ebbi il primo appuntamento con Renzo Zorzi. Fui accolto dalla segretaria, allora la chiamavano la segretaria storica, poi non so quanto fosse vero, ma insomma, che si chiamava Eda Benedetti, e con mio meraviglia mi fece fare
forse un minuto di anticamera, non molto di più, entrai in questa stanza che notai subito essere tappezzata di libri, anche questo non me l'aspettavo, per me era un manager di un'azienda, non un intellettuale. E questo signore, dall'aria severa ma con gli occhi che emanavano ironia, mi accolse con grande gentilezza. Dalle sue parole sentivo una vaga musicalità veneta, dico musicalità perché a me piace molto l'accento veneto, e mi fece dire due parole su chi io fossi, che cosa volessi, e poi di nuovo mi sorprese dicendo: vede, architetto Vidari, noi non facciamo sempre delle nuove architetture, quindi mi perdonerà se non le assegnerò l'incarico di costruire un nuovo palazzo. Io rimasi sbalordito, neanche avevo immaginato, sognato che mi fosse possibile progettare un nuovo edificio, un nuovo palazzo, una nuova fabbrica. Così in poche parole confermò evidentemente un giudizio che era stato dato da Von Clier e mi trovai responsabile dell'architettura d'interni delle fabbriche Olivetti. E lì già prima di cominciare a capire un po' meglio in che razza di mondo mi fossi cacciato, capii che Olivetti per gli interni delle fabbriche, e quindi parlo inizialmente delle mense, dei dopomensa, allora c'era l'intervallo lungo per il pranzo, utilizzava un architetto. Mense dopo mense, anche c'erano naturalmente delle possibilità di sanitari, eccetera, eccetera. E quindi dopo un po' mi ritrovai a occuparmi di fabbriche. E qui poi faccio una piccola annotazione storica. Io allora non lo sapevo, ma Renzo Zorzi era appunto stato, e nel filmato si capisce molto bene, nominato a quel posto così di grande responsabilità come direttore relazioni culturali, design, pubblicità e altro anche, appena 5 anni prima, nel 1965, era morto Musatti, l'avevano trovato con la testa reclinata sulla scrivania di lavoro, e quindi Zorzi si era convinto solo in quell'occasione a dar retta in fondo alle richieste che gli erano state fatte da Adriano Olivetti stesso, che ormai non c'era più però. E quindi cominciai a cercare di capire quale fosse la situazione per me nuovissima di questi studi, per esempio del design. In quei pochi anni Renzo Zorzi all'Olivetti aveva rivoluzionato il sistema di progettazione dei prodotti, e per esempio c'era il studio, soprattutto era famoso quello di Ettore Sozzas, c'era quello di Mario Bellini, c'era quello di appunto Hans von Clier e quello di Rodolfo Bonetto, che si occupava di macchine utensili a controllo numerico e altre grandi macchine. Cosa avevano di particolare questi studi rispetto alla poca esperienza che avevo io in fondo? Ma per me, per esempio, uno studio era quello di Gregotti, per me uno studio era quello di Marco Zanuso, e quelli invece erano diversi perché alcune persone che lavoravano in questi studi erano dei dipendenti Olivetti, altre invece erano dei consulenti. Alcuni erano italiani e altri invece erano stranieri. E anzi, man mano che passarono gli anni, la presenza straniera
diventò particolarmente significativa. Naturalmente, intendendo come straniera, non il resto del mondo. Parlavo soprattutto di tedeschi, americani, oppure anche belgi che però avevano studiato a Los Angeles. Cioè c'era questa internazionalizzazione. E non era un caso, perché Olivetti era una corporation ormai dislocata in tutto il mondo, aveva bisogno di prodotti che rispondessero a mercati che non erano solo l'Italia. E naturalmente io pian piano capivo queste cose, ma non le capii immediatamente. Pensate per esempio al problema dei colori. I colori sono importanti secondo i mercati. Capii anche che queste due figure, cioè Renzo Zorzi e Ettore Sozzas, erano particolarmente pesanti nel discorso che facevamo noi allora più giovani, soprattutto rispetto adesso progettisti, perché forse erano le due figure a ponte col periodo di Adriano Olivetti. E intanto era anche successo che Zorzi, mentre riorganizzava questi centri di progettazione, e non voglio tra l'altro dimenticare, almeno nominare, che c'erano poi centri di progettazione Ivrea, c'era tutto il reparto ergonomia, c'erano tantissime attività che confluivano o raccoglievano le proposte dei centri di progettazione di Milano. Dicevo che l'impulso che veniva da Renzo Zorzi facevano sì che queste progettazioni fossero come dire tra virgolette controllate da Zorzi. E la stessa cosa avveniva anche per altri settori. Ma avevo cominciato un discorso dicendo che in quel periodo immediatamente precedente al mio arrivo, Ettore Sozzas era malato. Quindi accanto a una riorganizzazione che Zorzi considerava doverosa, ci fu anche la necessità di dover sopperire la mancanza di un personaggio così emblematico, così di riferimento come Ettore Sozzas. Questo personaggio fu individuato in Mario Bellini, che allora era molto giovane e che nello stesso tempo altri collaboratori di Ettore Sozzas avevano completato certi lavori che erano per esempio la Praxis 48, queste rigature che ha sui fianchi, mi raccontava almeno Von Clear, era stato lui a pensarle. Altre cose venivano invece suggerite da altri collaboratori. La Valentine l'hanno fatta un po' tutti, però particolarmente Perry King viene indicato come un collaboratore prezioso, soprattutto quando Sozzas era a Palo Alto in California per questo credo virus che l'aveva colpito, e Roberto Olivetti lo obbligò a guarire e andare in questo centro sanitario dove si narrava che starasse la televisione, che era un modo per uscire dall'isolamento sanitario, perché voleva vedere dei colori particolari che poi riportò, fortunatamente guarendo, nella sua progettazione. Quando poi Sozzas, appunto, fortunatamente guarì, Mario Bellini aveva mostrato talmente doti di bravura progettuale, ma anche organizzative, perché il capo di un gruppo di progettisti deve avere anche delle caratteristiche di progettazione dei rapporti umani,
cioè sedare le liti, dire tu fai questo, tu fai quello, eccetera. E quindi a Bellini fu poi assegnato il gruppo delle macchine più, diciamo, diffuse nell'ufficio, le scriventi, il calcolo, eccetera. A Sozzas rimasero i sistemi, compreso i mobili per ufficio della sintesi, rimaneva Rodolfo Bonetto per le macchine a controllo numerico. Intanto, scusate, vado un po' confusamente di fretta perché credo che ci sia un tempo contingentato. Intanto si era fatto dei ragionamenti, li aveva fatti Zorzi naturalmente, ma parlare di image, di corporate image, image deriva dal latino imago, diceva, e imago vuol dire fantasma, non è del tutto vero, vuol dire anche fantasma in latino. E quindi invece noi non facciamo dei fantasmi, facciamo delle cose molto concrete. Fu molto più preciso in un certo senso von Klier, che disse, certo, noi lavoriamo in realtà a fabbricare l'identità. Qualcuno di voi l'ha sentito nominare, il risultato furono i libri rossi, cioè i manuali dell'identità. E invece l'immagine è quella che rimane a un osservatore esterno anche quando è la centralina telefonica dell'azienda che risponde in malo modo. Quindi l'immagine è una cosa che non riesci sempre a controllare. Identity invece è il manuale come si fanno le cose. Questo brevemente per dire le particolarità che Renzo Zorzi aveva immesso nel riprogettare l'insieme degli studi di progettazione del prodotto. Naturalmente Zorzi era responsabile anche della pubblicità e la severità con cui giudicava le proposte pubblicitarie era tra noi famosa. Cioè alla sera, quando poi ormai la direzione si spostò in via Meravigli, non più al Palazzo Uffici di via Clerici, non era raro trovare i colleghi della pubblicità, sia i grafici che i copyright, che erano, diciamo con parola gentile, sconfortati. In realtà erano abbacchiati come non so cosa, perché Zorzi criticava, ma criticava sempre in un modo costruttivo. Qui per me c'è un errore, là no, c'è una cosa che non va bene, il che voleva dire rifare però tutto un lavoro. Quindi anche la pubblicità costituiva un insieme abbastanza complesso. C'erano grafici, alla mia epoca erano soprattutto Bassi e Balmer, ormai era andato via Pintori, ma ancora faceva delle molte cose Bonfante, Egidio Bonfante, che era un personaggio anche lui difficile da inquadrare, artista, soprattutto artista. Io stesso mi ricordo aver comprato un quadro da lui perché erano troppo belli. Lui, quando noi gruppo di von Klier eravamo in via Porlezza, abitava sotto il piano terra e noi al primo piano e andavo a sentire il profumo del colori a olio. Ogni tanto però faceva delle poste, faceva delle copertine, faceva delle cose meravigliose. Certamente molto, chiamiamole personali, la personalità di un artista. La cosa che forse anche nel filmato sembra far ricordare di più Zorzi nell'opera che ha fatto di fatto con Olivetti, e uso appositamente la parola con Olivetti, non per Olivetti, perché tutta l'azienda riconosceva questa attività, erano le mostre. Cos'era anche lì la differenza che impose Zorzi ai modi di
produzione di queste mostre era dire un'azienda può fare tante cose per una mostra d'arte. Vuol dire fare per esempio il catalogo, noi possiamo scrivere, cioè lui poteva scrivere, o chiamare i più famosi studiosi d'arte di quel periodo, di quel particolare maestro pittore, e organizzare questa cosa. Quindi i cataloghi delle mostre Olivetti era quanto di più aggiornato c'era negli studi di questo o quel pittore, di questo o quell'artista. L'altra cosa era che un'azienda può tradurre i testi così da poter pubblicare i cataloghi nella lingua del paese che ci ospita. Altra cosa è che un'azienda può spedire, organizzare spedizioni. E non pensate che sia una cosa banale. Per esempio la spedizione dei quadri, delle opere in pittura, tradizionalmente sono degli spedizionieri specializzati. Alla mia epoca si trattava di interpellare Chenu, che era lo spedizionere del Louvre. E naturalmente questo che sapeva che tu saresti caduto a chiedere a lui faceva il bello e il brutto tempo. Quindi per esempio ti portava la cassa col quadro a Tokyo al luogo della mostra, sto parlando di cose che ho vissuto, e non volevano togliere il dipinto dalla cassa. E io protestare e dire già bravo, se c'è un chiodo che sporge e se rovini il dipinto è colpa mia o colpa tua? E naturalmente tutte queste cose venivano a galla nell'organizzazione delle mostre. Non sono le cose più difficili delle mostre, però ci sono anche quelle. Un'azienda può stabilire un accordo di vario genere, colloquiare con i direttori dei musei, e questo naturalmente lo faceva Zorzi, più tardi Paolo Viti. E poi un'azienda può usare le proprie consociate, che non sono quelle che indicano dove e come fare le mostre, però naturalmente erano un supporto. E questo Zorzi l'aveva capito molto bene, ed era la cosa per cui proponeva e diceva: noi sì, tiriamo fuori dei soldi, ma non è la parte più importante. La parte più importante è fare noi l'organizzazione. Naturalmente non sto a parlare di progettisti dell'allestimento, da Carlo Scarpa a Mario Bellini stesso, Von Clier, eccetera, eccetera, gente che era vicino all'azienda Olivetti. Uno dei momenti salienti fu dopo le alluvioni del 66. Non dimentichiamo che queste alluvioni colpirono Venezia e Genova, ma il mondo rimase allibito per quella di Firenze. Ci furono i famosi angeli del fango, ci fu il tentativo di salvare. Io a volte sono anche un po' severo, perché a volte il restauro che salva fa pensare che va tutto bene, tanto poi c'è il restauro. Molto va perduto, molto va perduto. Quando ci fu il terremoto per gli affreschi giotteschi di Assisi, non sono rimasti, una volta restaurati, quelli che c'erano prima. I libri invasi da fango e nafta con l'alluvione di Firenze, la maggior parte andarono perduti. I quadri e gli affreschi erano coperti di nafta, perché non è acqua nelle alluvioni, è fango, nafta, e immaginate che ci sono anche le fogne, cosa altro arriva sugli affreschi, e queste cose venivano faticosamente, lentamente restaurate. E lì cominciò un'altra cosa particolare che Zorzi immise nel organizzare le mostre, in parte ne è stato accennato, pensandole come una sorta di ringraziamento alle aziende e alle nazioni e alle aziende che avevano contribuito a salvare queste opere d'arte.
venne pensato da Zorzi, cominciamo a mandare quelle restaurate, e mano a mano che vengono restaurate altre, la mostra si arricchirà. Poi se vanno in Francia, questo soprattutto fu il caso dei Cavalli di San Marco, il cui peggior nemico in realtà fu l'inquinamento, lo smog, se i cavalli vanno in Francia, chiederemo alle sovrintendenze, agli storici francesi, di unire al primo cavallo, mi pare che in Francia fu il primo, al primo cavallo che arriva in Francia, di completare l'esposizione con opere equestri di origine greco-romana, cioè pensandole più o meno vicine alla scultura dei cavalli. Sapete che i cavalli di San Marco in realtà non si sa bene la loro storia precedente all'arrivo da Bisanzio a San Marco. Questo voleva dire che erano mostre sì itineranti, ma non era come fanno gli americani il pacchetto che gira, ma erano mostre che cambiavano man mano che giravano. Io poi ebbi un modo di colloquiare in modo più vicino, più intimo, più ricco con Zorzi quando fu decisa la mostra Design Process. Olivetti 1978, cominciai a raccogliere il materiale nel 76 e la fonte di base era Renzo Zorzi. E siccome mi chiamava a parlare con lui alle 8 di sera, c'era anche un momento di maggiore liberalità. Mi raccontava, per esempio, cosa ne pensasse su lui dell'arte giapponese e così via. Sto cercando di correre. Questa idea della raccolta difficilissima, perché ricordava tutto, ma naturalmente poi non lo trovavo io, perché nelle aziende gli spazi costano, quindi il materiale viene buttato, viene disperso, quindi andavo in ginocchio a chiedere a chi poteva avere magari in un cassetto i vari materiali. Mi fece pensare di fabbricare un archivio precedente al vostro, e imitando una cosa che avevo fatto alla facoltà di architettura, di un ufficio documentazione e design, che funziona molto bene perché arrivai a fare delle mostre per spedizione, quando non erano mostre della importanza di quelle citate nel filmato e in modo molto succinto da me. Quindi poi io passai anche a fare un po' di regia. I testi erano di Zorzi, scriveva in un periodare lunghissimo, si vedeva la cultura francese che usciva, naturalmente quanto di peggio, chiedo Maffei se è d'accordo, quanto di peggio per farne un audiovisivo. Mi ricordo poi delle difficoltà con i dicitori, perché c'era una frase, me la ricordo ancora, che Zorzi aveva scritto fu fin. E c'era questo bravissimo attore che non riusciva a dire fu fin staccati. Insomma, tutto questo per dire che era un lavoro molto difficile. Un lavoro difficile anche perché nel frattempo, nel 1972, a New York, con l'aiuto anche dell'Olivetti, c'era stata una mostra molto famosa che era Italy, the New Domestic Landscape, organizzato da Emilio Ambassatz, che rese famoso il design italiano, cioè lo rese famoso nel senso che batté, se così si può dire, la tradizione del design scandinavo, per esempio. Ormai c'era solo l'Italia, con in testa, mi ricordo, personaggi come Sozzas, eccetera, cioè personaggi olivettiani. Quindi quando ci si presentava alle mostre di design, per esempio, tutto questo diventava di maggior responsabilità, di ulteriore maggiore responsabilità.
E quindi e Olivetti era il portabandiera di un ristretto gruppo di produttori, ricordo Cassina, ricordo Brion Vega, però per esempio la maggior parte dei mobilieri encomiabilissimi della Brianza erano un po' più facilitati che non macchine che dovevano lavorare con dei motori, con delle cose. Comunque, nel frattempo era venuto a aiutare, in un certo senso Zorzi, Paolo Viti, veniva dal ruolo di manager, conosceva quattro lingue, era sempre in aereo, in riunioni, e sembrò che fosse l'altro faccia della medaglia, il contrapposto, il diverso rispetto a Zorzi, che spesso era chiuso nella sua stanza a scrivere. In realtà penso che i due fossero con maggior somiglianze di quanto non si possa pensare, però mi piaceva ricordarlo. E, io poi diventato docente, chiamai Zorzi al Politecnico di Milano, quindi da lì nacque l'idea insieme a Mauro Broggi di fare questo libriccino che dice tutte le cose che non sono riuscito a dire e che se anche le avessi dette le avrei dette peggio che non scrivere. E concludo dicendo una cosa che c'era già nel filmato, cioè Zorzi ci abituò a considerare che il nostro lavoro non era per l'Olivetti, il nostro lavoro non era per fare come sarebbe stato comunque necessario, bene una mostra, perfetto una macchina, era perché veniva giudicata l'Italia dal nostro lavoro. E quando portavamo in giro questi materiali, queste cose, la gente in tutto il mondo, la gente che veniva alle mostre, veniva, comprava una macchina, doveva rimanere a bocca aperta. E anche se una macchina come la Valentine veniva poi considerata più un oggetto regalo che non una macchina per uso, diciamo, d'ufficio, andava bene lo stesso. L'importante è che la giudicassero bella, efficiente e... io lo dico anche ai miei studenti, meravigliosa, cioè che c'era dentro a quello che facevamo un concetto di meraviglia, ma una meraviglia severa. E concludo ancora dicendo che Zorzi a sua volta concluse questo ciclo di seminariale di lezione Politecnico, ho cercato di trasmettervi la storia di un'azienda che è sempre stata in movimento, perché nel frattempo l'Olivetti cresceva, mutava, cambiava amministratore legato. Azienda che viveva e progettava, questo design process l'ha inventato, non in inglese, ma l'ha inventato Zorzi, cioè il processo di progettazione, questa era la cosa che lo inquietava di più e che in parte ha contribuito alla storia del nostro paese. Grazie, ci sono domande di solito. Le lasciamo per la fine di questa serata. Grazie Pierparide. Allora, siccome sapete che abbiamo anche un collegamento a distanza, facciamo un cambio di programma per stare un pochino nei tempi. Io adesso quindi ti ringrazio Enrico, ci rivediamo dopo. Inviterei sul palco per un 5-10 minuti la professoressa Maria Beatrice Failla, che peraltro poi deve rientrare su Torino, e la dottoressa Giulia Genova. Grazie. Ecco, qualche giorno dopo la firma, accomodatevi, della convenzione, dell'accordo di valorizzazione di cui parlava all'inizio di questa serata l'assessore Costanza Casali, quindi l'accordo Olivetti, team, Associazione Archivio Storico Olivetti e Città di Ivrea, ecco, direi qualche giorno dopo io avevo già preimpostato, diciamo, una bozza di convenzione e abbiamo formalmente sottoscritto questo accordo di ricerca con il Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Torino, quindi con la professoressa Maria Beatrice Failla. Questo perché come associazione
Noi abbiamo bisogno e vogliamo lavorare come istituto culturale con enti di ricerca e altri istituti culturali. L'obiettivo principale di questo accordo è proprio lavorare su questo grande universo dell'archivio Renzo Zorzi, con tutte le anime, no, che sono dentro queste, quindi le serie archivistiche, i filoni, i percorsi di studio, quindi dal design alle mostre, i restauri, quindi con questo dipartimento e con la professoressa Failla, che è anche docente presso la scuola di specializzazione in storia dell'arte di Torino, abbiamo avviato subito il lavoro. Noi stasera, ora le lascio la parola, però daremo conto di, attraverso un breve PowerPoint, di un assaggio di quello che sarà un progetto di valorizzazione sulle opere d'arte che abbiamo qui tutti i giorni sotto i nostri occhi, quindi a cielo aperto, e che però dobbiamo tornare a scoprire attraverso dei percorsi di approfondimento. Lascio la parola alla dottoressa Failla, grazie. Grazie, grazie Marcella. Innanzitutto un ringraziamento di cuore alla città di Ivrea, all'Associazione Archivio Storico Olivetti e in particolare alla dottoressa Marcella Turchetti per questo invito e per questo avvio di collaborazione che, come lei ci raccontava, è recente ma in realtà affonda in una serie di contatti precedenti il suo avvio, e vi porto in particolare i saluti del direttore del nostro Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino, che è anche vicerettore alla ricerca dell'intero Ateneo, che questa sera purtroppo non ha potuto per motivi istituzionali essere qui presente, che come dire, vi ringrazia e mi ha chiesto di sottolineare quanto sia strategico e fondamentale per un Ateneo come il nostro, che ha una vocazione territoriale e che punta moltissimo l'attenzione sul ricongiungimento tra storie locali e storie centrali, tra la valenza identitaria, politica, etica del patrimonio e la formazione di giovani studenti che andranno a ricoprire diversi ruoli nella società civile. Quindi il nostro particolare ringraziamento per questo avvio di collaborazione che ci rende davvero entusiasti su tutti gli aspetti. Il mio compito qui è illustrare, come dire, dare un indice, un assaggio di quelli che potranno essere i lavori che ci auspichiamo potremmo realizzare insieme. Come vi dicevo, l'idea di una convenzione è sorta in realtà qualche tempo fa, nel momento in cui come università stavamo lavorando per conferire la laurea honoris causa alla restauratrice Pinin Brambilla Barcilon, che come saprete è venuta a mancare durante questa pandemia nell'inverno scorso, e l'archivio storico Olivetti è stato il nostro primo referente per comporre una serie di materiali per ripercorrere la carriera di Pinin Brambilla, che così strettamente anche dal punto di vista umano è stata legata alla figura di Renzo Zorzi. Ma il tema del restauro di cui noi ci occupiamo, sia dal punto di vista pratico sia dal punto di vista della ricomposizione della cultura del restauro, non è il solo, perché c'è anche il tema delle esposizioni, delle mostre. Credo sia meraviglioso l'affresco che l'architetto Vidari ci ha appena regalato, di vita vissuta itinerante di esposizioni, e altresì ci occupiamo anche della produzione artistica contemporanea, tutti temi che ci offrono una serie di nessi assolutamente significativi con il materiale presente nell'archivio dell'associazione, che speriamo di poter sviluppare insieme. Mi riaggancio proprio alle parole che l'architetto illustrava prima, quando ci ricordava che una delle missioni, una delle ambizioni di Zorzi era quello di farsi anche portatore di processi per comporre l'identità. Ecco, è un orientamento, una strada che anche noi nel formare nuove generazioni, nel ricomporre percorsi della ricerca storica ci prefiggiamo. Lavorare sul restauro del patrimonio, lavorare sulla comprensione della storia delle mostre in modo da poterne poi progettare altre altrettanto significative, è uno dei compiti che ci prefiggiamo proprio per ricostituire con la consapevolezza etica e civile del
patrimonio. Intendiamo farlo anche attraverso gli strumenti digitali, nella convinzione che questi possano essere un efficace nesso di collegamento tra percorsi fisici, analogici, che ci riportino, e tanto più in questa stagione ne abbiamo bisogno, a riscoprire materialmente e fisicamente il patrimonio, ma che allarghino anche gli orizzonti grazie all'uso delle nuove tecnologie. Una delle prime cose che abbiamo quindi provato a immaginare insieme all'Associazione Archivio Storico Olivetti è stata proprio quella di pensare a degli itinerari che riconnettessero la città di Ivrea con le opere d'arte contemporanea pensate, commissionate, patrocinate dall'Olivetti e che in questo momento non sono al centro dell'attenzione pubblica, e riproporne la consapevolezza attraverso delle guide, degli itinerari, attraverso degli strumenti per connettere il sapere degli studiosi, che troppo spesso, facciamo mea culpa, si rinchiudono nelle loro stanze, nelle loro aule di università, e che invece hanno il compito di mettere in relazione la società civile con la storia del patrimonio. Questo piccolo esperimento non lo voglio raccontare in prima persona, lo lascio raccontare a uno dei nostri studiosi, alla dottoressa Giulia Genova, che frequenta la scuola di specializzazione in storia dell'arte dell'Università di Torino e che con un piccolo gruppo di studiose, tra cui Camilla Ballor, Maria Riccardi e Di Guerzoni, si stanno cimentando in questo progetto. Un'altra piccola cosa che mi premeva sottolineare è che ogni azione, lo dicevamo anche prima, è sempre corale, per cui insieme a Marcella l'intendimento progettuale di questo lavoro si deve anche a alla sintonia di visione e di studio di ricerche che abbiamo con gli architetti, in particolare con la professoressa Elena Della Piana del Politecnico di Torino, con la quale, come dire, le scintille di sperimentazione e di conoscenza sono sempre vive, per cui la ringraziamo allo stesso modo. Per non togliervi ulteriore tempo, però, lascio la parola a Giulia. Vediamo, qui erano banalmente i punti salienti dell'esperimento che abbiamo avviato insieme. Ancora grazie. Sì. Salve, solo due parole. Io mi sto occupando della ricerca sull'opera d'arte Struttura Solare, omaggio a Leonardo Di Otero, che attualmente è collocata davanti al Meeting Point Adriano Olivetti di Ivrea. Un'opera estremamente complessa, voluta da Renzo Zorzi, che nel 1975 vide una di queste opere dell'artista venezuelano vicino a Bogotà. L'opera venne presentata nel 77 a Milano, ma è un'opera per Ivrea, per la città di Ivrea, un'opera che dialoga con l'architettura e con la natura. Un'opera, come dicevo prima, complessa perché è dinamica, cambia ogni giorno con stagione, vento, pioggia, e lascia all'osservatore, ieri come oggi, senza, possiamo dire, senza parole. Scusate l'emozione, il mio primo convegno, scusate. È un'opera che ieri come oggi guarda al futuro attraverso il progresso tecnologico e la scienza, e per questi motivi il suo valore artistico e civico la fanno apparire più attuale che mai. No, questo è l'ultimo. Ok. Basta. Va bene, grazie. Grazie davvero ancora. Giulia è già venuta due volte in archivio, abbiamo fatto un sopralluogo, continuano le ricerche e vedete, questo è un po' un cantiere che si apre appunto anche sul tema dell'arte pubblica, proprio come valore collettivo da recuperare e che è dentro questo contesto di patrimonio storico Olivetti diffuso nella città. Io ringrazio Maria Beatrice Failla, Giulia Genova, il gruppo di lavoro delle studentesse. E niente, si continua a lavorare. Grazie. Ancora grazie. Ecco, nel cambio di programma noi adesso, io invito la dottoressa Angela Zorzi, avremo una doppia analisi, avremo un reading collegandoci via Zoom e poi avremo con il teatro satiro
di Verona, quindi con Casa Shakespeare, compagnia teatrale che ha lavorato su una selezione di letture, e nel contempo la testimonianza di Angela Zorzi, figlia di Renzo Zorzi, che ringrazio, così come ringrazio tutti i componenti della famiglia che ho avuto modo di conoscere in questi ultimi mesi, per il contributo, la partecipazione, l'entusiasmo. E quindi adesso valutiamo con la dottoressa Zorzi se appunto dare spazio prima, direi, al commento oppure alle letture. Noi siamo già eventualmente in collegamento, quindi possiamo decidere così, in questo, anche in base al suo punto di vista. Diamo spazio a questo collegamento. Sì. Perfetto, grazie. Quindi ci colleghiamo a Casa Shakespeare, appunto a Verona, per un reading di una selezione di testi da 500 quintali di sale, romanzo edito da Feltrinelli nel 1962 di Renzo Zorzi. Ci vorrà qualche minuto. Buonasera. Buonasera. Ci sentite? Sì, vi sentiamo forte e chiaro. E ci vedete anche o ci sentite e basta? No, vi vediamo, siamo in collegamento. Grazie e benvenuti a Ivrea. Grazie a voi, grazie dell'invito, grazie. Per noi è un onore immenso. Dico semplicemente questa cosa: io sono Andrea De Manincor, sono Imano Pontarollo, direttore generale di Casa Shakespeare, Andrea De Manincor, direttore artistico di Casa Shakespeare. Solo una cosa, per noi è un onore essere qui con voi, celebrare i 100 anni dalla nascita di Renzo Zorzi e soprattutto celebrare la vita di, permetteteci, un grande veronese che è diventato uno degli intellettuali più importanti, che è stato uno degli intellettuali più importanti della storia del secondo dopoguerra. E per noi e per, spero, la nostra città sia veramente un onore poter essere lì con voi e dedicare a Renzo, a voi, ad Angela in particolar modo, questa breve lettura di una decina di minuti da 500 quintali di sale. Quindi, se voi permettete, noi cominciamo così d'improvviso, come farebbero gli attori di un tempo, e poi credo che Angela esplicherà da dove siamo partiti e qual è la natura di questa lettura. Noi cominciamo, va bene? Prego. E così ripresi la bicicletta e mi misi in giro. Dopo aver battuto senza frutto a varie porte, avvilito e con poche speranze, arrivai una sera a Bovolone, grosso borgo allungato sui due lati della strada che da Verona porta verso Rovigo, dove era indetta una riunione di comitato a cui dovevo partecipare. All'imbocco del paese trovai una staffetta che mi doveva condurre al borgo del convegno, al luogo del convegno, e dietro la quale mi misi senza che ci potessimo parlare. Fu solo quando la ragazza si fermò davanti a una piccola villa al fondo del paese che capii che qualcosa doveva essere accaduto. Quello era infatti un recapito da non utilizzare che in casi estremi. Vi abitava il nostro rappresentante in comitato e ci eravamo tutti impegnati a tener fuori la sua casa da ogni sospetto. Lavorava con noi da molti mesi e ci aveva più volte aiutati. Possedeva una fabbrica di conserve e sottaceti, la ditta Benini e Figli, che si elevava subito dietro la casa di abitazione, in una serie di baraccamenti separati da un lungo cortile. Non eravamo quasi arrivati davanti al cancelletto che dava sulla strada che la serratura scattò. Dopo un attimo si aperse la porta di casa e fummo dentro. L'uomo, che era solo in casa, ci aspettava dietro l'uscio in preda alla più viva agitazione. Mi strappò di mano la bicicletta gridando «Chiudete! Chiudete!» e si precipitò nella stanza vicina, nella quale lo seguimmo senza parlare. Era più che evidente che qualcosa doveva essere accaduto. Nella stanza, infatti, c'erano sul tavolo due grosse valigie, ancora aperte, ma già completamente riempite, e in giro il disordine di una fuga improvvisa. «Beh?» chiesi, poiché si era messo
ad armeggiare intorno alle valigie senza darci una parola di spiegazione. E questa riunione? Scordatela, rispose, e mi girò addosso una faccia spaurita su cui il sudore scorreva come su un vetro. Qui ce la diamo a gambe tutti quanti. Siamo stati avvertiti che ci vengono a prendere stanotte. E agitò le mani nell'aria in un gesto di disperazione. Ah, dissi. E chi vi ha informati? Il tono era scopertamente provocatorio. Episodi del genere capitavano tutti i giorni. Si spargeva, chissà come, la notizia che nella notte sarebbe stata effettuata una retata. E nello spazio di 2 ore la notizia faceva il giro del paese. Si circostanziava, si arricchiva di particolari. Qualcuno aveva saputo chi vi avrebbe partecipato, quali porte sarebbero state abbattute, chi si voleva far fuori. Si era perfino letta la lista delle persone da catturare, vive o morte, delle case che sarebbero state messe a sacco. Ognuno si metteva al sicuro. Poi non accadeva più niente. Uno a uno tornavano indietro e riprendevano le proprie occupazioni. Nessuno si dava più pena di cercare il primo che aveva messo fuori le chiacchiere, né gli altri che le avevano ingrandite. Non se ne parlava più fino alla prossima volta. Ne conoscevamo che erano scappati 3, 4, 5 volte. C'era perfino chi da mesi viveva clandestinamente, nascosto in una soffitta, senza che un'anima al mondo pensasse di dargli la caccia. È uno della brigata lepre, dicevano gli uomini sghignazzando, che raccontavano storie incredibili di fughe, rischiosissime, affrontate da gente che avrebbe tranquillamente potuto continuare a restarsene a letto, riscaldati dalla moglie a sognare avventure e dormirci sopra. «Hai poco da fare lo stupido!» gridò in un sussurro. «Questa volta è sicura! Ho già spedito moglie e bambini e ora me ne vado anch'io. Ti ho voluto avvertire perché provveda a sostituirci con gente non indiziata». Parlando, si era seduto sulla scrivania ed ora apriva e richiudeva affannosamente i cassetti uno ad uno con colpi che rintronavano nella stanza vuota come spari. No, io chiedevo solo chi ti ha avvertito, dissi con una faccia più umana. Potremmo fargli una visita e vedere quello che sa. Quello che sa l'ha già detto tutto, rispose continuando a sparare i cassetti. È il fratello del magazziniere e sa che è finita la festa. Dovrà tornare da me se vorrà lavorare. Quello non ha ragione di farmi scappare. Anzi, se chiudo baracca, suo fratello resta a spasso. Il fratello del magazziniere, lo conoscevo, me l'aveva presentato una sera lo stesso Benini. Faceva il milite nella caserma di Legnago e altre volte ci aveva dato informazioni sempre buone. Non era perciò il caso di scherzare. Quando è così hai ragione, dissi. Fai bene a tagliare. Qua però restiamo a terra. Che si fa? Non so che dirti. Dovrai pensarci da solo. Io mi rifugio a Milano. Là nessuno mi conosce. In paese c'è tutto da ricominciare. Del vecchio comitato non si è salvato nessuno. Se ne sono già andati nel pomeriggio. C'era di che scoraggiarsi. Bene, dissi, allora... Vabbè, mettiamoci una pietra anche qui. Per il momento terremo i collegamenti con la vostra banda e vedremo poi di formare un nuovo comitato. Senti, dissi, mettendogli una mano sul braccio perché stesse fermo con quei cassetti, mi ascoltasse. Senti, stavolta mi trovo davvero però nei guai e ho bisogno che tu mi aiuti. Se potessi farne a meno non ti chiederei niente, ma devo farlo. Non posso lasciarti partire se prima non ne abbiamo parlato. Mi parve un po' spaventato. Non so, disse, se è possibile, sai, è già tardi, prendo il treno a Verona tra 2 ore. Sta buono, è questione di un momento. E forse fu il modo come lo guardai, ero poco più che un ragazzo e lui un uomo di 40 anni. Sapeva che avevo fatto ore di bicicletta per venire, che la mia situazione non era certo migliore della sua. Va bene, disse, che cosa c'è? Mi sentii diventare rosso, dalla faccia alle mani. Mi costava sempre una grande fatica fare discorsi come quello. Senti, noi abbiamo bisogno di soldi. Ormai siamo a un punto che non possiamo più tirare avanti. Ci possono prendere quando ne hanno voglia. Arrossì anche lui. Era un galantuomo e aveva fatto sempre del suo meglio.
per venirci in aiuto. Non era passata una settimana che ci aveva regalato una macchina da scrivere a carrello doppio perché potessimo battere dei manifesti da ciclostile, e lavorava nel comitato da più di 6 mesi. Non ci crederai, balbettò, ma per il momento è impossibile. Ho appena quanto mi occorre per me. Qualcosa che mi restava l'ho dato poco fa a mia moglie e agli altri che dovevano scappare. Parlava senza guardarmi, con gli occhi fissi sul tavolo della scrivania e un dito che grattava la vernice. Potrei mandarti qualcosa fra un paio di settimane, ecco, un assegno o l'indicazione su come procurarteli. In banca qualcosa ho, e se riuscirò a mettermi in contatto col direttore, potremmo fare in modo che vi incontriate. Di lui non mi fido troppo, però. Amen, fiasco anche qui. Va bene, disse, farai quello che puoi, non parliamone più. Ormai non riuscivano che dei buchi nell'acqua. Riprendiamo la bicicletta, pensai, e andiamocene. Dormiamoci sopra, ci metteremo in cerca domani. E per fargli vedere che non ero arrabbiato e gli credevo, mi raccomando, dissi, tieni al sicuro, non fare imprudenze. Ci sarà bisogno di te anche dopo. E mi alzai, sforzandomi di lasciargli per ricordo così un sorriso. Fu allora che gli venne l'idea. Me ne accorsi prima che avesse aperto bocca. Gliela vidi negli occhi, veloce come un lampo. Dopo un attimo se n'era già andata, lasciandogli nella pupilla come un'ombra di spavento. Pareva che avesse visto il precipizio nel momento che vi metteva sopra il piede, ma ritornò quasi subito e questa volta non le dette il tempo di andarsene. «Senti», disse, afferrandomi il braccio, «non so se la cosa sia possibile e magari è solo una passia. Soldi non te ne posso dare, ma potrei darti del sale». Sale. 500 quintali di sale. Ma dove ce li hai? No, io cominciavo a non capire, ma già la cosa cominciava a darmi le vertigini. Sale non se ne trovava in nessun luogo, la gente faceva decine e decine di chilometri per procurarsene un pugno. Andavano addirittura ad Adria, a Chioggia, portandosene dietro acqua di mare da far vaporare. Anche i tedeschi sapevano quanto bisogno ce ne fosse. Non c'era paese sui cui muri non fosse stato affisso un manifesto nel quale si prometteva un premio di 5 sterline e 5 chili di sale a chi consegnasse un prigioniero inglese fuggito dai campi. Ma quanti hai detto che sono? Chiesi senza dargli il tempo di rispondere. 500 quintali, ripeté, solo che non li ho qui, ma te li cedo in blocco. Ormai posso farne anche senza. Ma spiegati! Gridai. Ero io ora a non stare più fermo. Quella notizia mi aveva messo nelle mani, nelle gambe, una smania di correre, di far subito qualcosa. Me la sentivo nello stomaco, come se non mangiassi da una settimana. 500 quintali, pensavo. Mi pareva una cifra incredibile, enorme, capace di salare una regione. Mi fece sedere, guardando continuamente l'orologio, e mi spiegò di che si trattava. Come ho detto, era proprietario di una fabbrica di sottaceti per conservare i quali gli occorrevano sempre grandi quantità di sale. In quei giorni aveva appunto avuto una assegnazione di 500 quintali che si trovavano a sua disposizione presso la Montecatini di Vicenza. «Eccoti l'autorizzazione per rilievo», concluse tenendomi un foglio giallo su cui tutte quelle cose erano scritte. «Te la do così com'è. Il sale è tuo. È già stato pagato. Basterà che con questa carta ti presenti a mio nome». Farabut. Mi tremavano le gambe. Farabut, gridai. E dicevi che non puoi aiutarmi. Ma qui ne tiriamo fuori tanto da andare avanti finché tornano le foglie. 500 quintali. Mi sentivo mancare l'aria. Io non ho mai visto tanto sale in vita mia. Credo che sarebbe bastato un niente perché scoppiassi a piangere. Già mi vedevo distribuire sale di casa in casa, ogni sacchetto un uomo ricoverato, nutrito, addirittura conteso. Stanotte, sì, pensai, stanotte dormiamo tranquilli. Avevo una tale fretta di raggiungere i miei di là dell'Adige che ero io ora a spingerlo a partire il più presto possibile. «Su, su!» gli gridavo. «Su, mettiti in salvo! Non farti pigliare come un cretino!
mentre egli andava da una valigia all'altra, un po' smarrito, incerto, ora che il momento era proprio venuto. A un tratto, mentre mi stava dando le ultime spiegazioni, sentimmo fuori il clacson dell'automobile che lo doveva condurre a Verona. Vi fu un momento di confusione, poi la staffetta portò fuori le valigie e biciclette. Egli fece girare la chiave nella porta, un giro che non finiva più, e infine ci salutammo. Fu un addio commosso da parte di tutti e due. Chissà quando ci saremo rivisti. Poi l'automobile si mosse e partì. E noi rimanemmo in mezzo alla strada, fermi, a guardarla sparire in fondo alla curva, mentre intorno si andava facendo buio. Quando non riuscimmo più a vederla, ce ne andammo. La staffetta mi ricondusse fuori del paese, fino all'imbocco della strada di Albaredo. Le fissai l'appuntamento per il prossimo incontro e me ne andrai, trassognato, toccandomi ogni tanto nella tasca la carta che rappresentava ormai la nostra salvezza. Terminato. Grazie. Grazie. Ringrazio, grazie davvero. Vi ringrazio a nome di tutta la platea, della famiglia. Grazie. Ringrazio appunto Solimano Pontarollo e Andrea De Manincor, Casa grazie Shakespeare mille. Verona. Grazie, grazie, Marcello, ci risentiremo. Noi da qui. Anche qui si apre un cantiere. Grazie. Sì, assolutamente. E speriamo si apra un cantiere. Casa Shakespeare non è solo la casa di Shakespeare, ce lo stiamo ripetendo da un anno e mezzo. Noi abbiamo, ci siamo specializzati tra l'altro nel teatro in streaming, che facciamo con una modalità tutta molto particolare. Però se potessimo veramente, se ci sarà la possibilità di collaborare con voi per poter produrre in scena un lavoro su Renzo Zorzi, credo che ne potremmo vedere delle belle e dedicare finalmente quello che merita a un uomo straordinario, a un intellettuale di primissima vaglia e di primissima qualità, veronese, ma insomma internazionale del mondo. E speriamo con queste parole di aver assaporato entrambi il sale di questa bellissima progettualità. Grazie. Grazie, un saluto a voi, un bacio. Grazie a voi. Allora, scusatemi perché io non so parlare in pubblico, quindi non penso che sarò molto efficace. Intanto volevo ringraziare tutti, cioè dall'archivio storico Olivetti a Davide Maffei, a tutti gli intervenuti, al comune di Ivrea per questa giornata. Cambierò completamente tema rispetto all'Olivetti. Sono stata convinta da mia cugina Marcella per questo intervento e cercherò di fare il possibile. Adesso che mio padre non c'è più, volevo raccontare brevemente quanto so della sua esperienza come partigiano, sia per quanto mi raccontò, sia con l'aiuto di due racconti che scrisse agli inizi degli anni 50 e che poi uscirono come unico libro nel 62 col titolo 500 quintali di sale, che in realtà contiene appunto due racconti, questo che abbiamo visto e una storia di galline. Non vi faccio un riassunto, anche perché comunque si possono leggere molto velocemente, ma vorrei invece usarli come fonte, no? Integrandoli con cose che ho scoperto in seguito da libri, documenti e incontri. Noi figli abbiamo la tendenza naturale a volere sapere, no, dei nostri genitori, soprattutto del periodo in cui erano giovani. Quindi io ho fatto delle ricerche. Comunque, dato anche il periodo, penso che possa avere un interesse. Fu uno di quei momenti in cui proprio la storia cadde addosso all'Italia e anzi al mondo, cioè con una forza particolare. E lui cercò di farvi fronte
mettendoci un grandissimo impegno per 18 mesi, no? Con l'idea almeno implicita che era anche un dovere nei confronti del suo paese. Ovviamente non sapeva all'inizio che sarebbero stati 18 mesi, perché ovviamente tutti questi eventi storici si sviluppano nell'oscurità più totale di quello che poi succederà. Questo che loro, Andrea, hanno questo segmento, viene da 500 quintali di sale, che è una storia abbastanza autobiografica di un tentativo di finanziare i ribelli. Cioè, a un certo punto, dopo il proclama Alexander, i partigiani da nascondere presso i contadini diventano tantissimi. Loro trovano sempre più ostilità perché ci sono rastrellamenti e quindi dopo vari dibattiti all'interno dei comandi partigiani decidono di pagare una specie di pagamento settimanale ai contadini perché tenessero uno o due ribelli ciascuno. La persona di cui lui ha parlato, che si chiama Benini, esiste veramente, solo che nella realtà si chiama Malini. Ho trovato in una valigia delle cose, insomma, adesso ha un grandissimo stabilimento vicino a Bovolone. E una famiglia gentile di contadini che era, diciamo, l'estremo ricorso di mio padre proprio nelle difficoltà, e che aveva anche questa figlia molto gentile, esiste, perché sono andata in quel luogo. Purtroppo però la figlia è morta, però ha esattamente lo stesso cognome strano che c'è nel libro, cioè Spenazzato. Mentre il secondo racconto, che è un po' più lungo, che è una storia di galline, è in realtà qualcosa che gli ha raccontato un altro partigiano durante un'attesa che loro facevano nelle valli di Legnago, mentre stavano aspettando un lancio di armi dagli inglesi. E questo fu anche l'unico lancio di armi che loro in pianura ricevettero, e fu l'ho ricostruito, cioè il 25 giugno del 44, e che fra l'altro poi anche questo carico di armi automatiche nell'autunno diede luogo anche a delle contese. La storia è un triangolo amoroso ed è raccontata a turno da ciascuno dei due protagonisti. Una che è una coppia sposata che, mi sentite? Sì. Sì. Una coppia sposata che è già attiva nella resistenza, e poi arriva una specie di vagabondo che gli vuole rubare dei polli. In realtà questo personaggio, e che poi avrà questo triangolo, insomma, con questa donna già sposata, questo giovane, diciamo, chiaramente soffre di quello che noi adesso sappiamo che è il post traumatic stress disorder, cioè ha visto delle cose terribili, perché è stato un soldato in Jugoslavia nell'esercito italiano, in particolare ha visto un bombardamento di un ospedale e ha reagito come con una specie di ottundimento. Non ha una coscienza politica, diciamo, non sa per esempio che il fascismo aveva coinvolto l'Italia in tutta una serie di guerre di aggressione senza motivazione in Albania, Grecia, Jugoslava, con la Francia, in Russia, senza poi neanche essere in grado di condurle con efficacia.
ma semplicemente è tormentato da queste immagini. Non vi dico come va a finire la storia, se a qualcuno interessa la può leggere. In questo racconto c'è una descrizione molto precisa di com'era complicato ricevere questi lanci di armi, perché intanto richiedeva uno studio molto accurato della zona, si dovevano trovare posti con certe caratteristiche che non fossero troppo vicini ai centri abitati, e poi diciamo, questo per quanto riguarda la pianura, i lanci in territorio montano avevano tutti degli altri problemi ulteriori. Aspettate che volevo mostrare una cosa. Posso... Ecco, questo per esempio è un rapporto inglese sui lanci. Quasi nessuno funziona. Adesso, non so, per esempio, abbiamo lanciato un carico su una casa che bruciava, è stato raccolto tutto dal nemico, 6 civili sono stati uccisi perché stavano cercando... altre volte c'era la nebbia, altre volte i partigiani non avevano acceso i fuochi semplicemente perché non avevano ricevuto il messaggio, oppure c'era stato un rastrellamento. Quindi era una cosa estremamente difficile. Comunque nel libro viene descritto molto in modo molto particolareggiato. Per il resto, diciamo, mio padre tendeva a non parlare di questo periodo, come per esempio a me non ha mai parlato della morte di suo padre, che è avvenuta quando lui aveva 12 anni, lui era un ferroviere nella stazione di Mestre che stava staccando dal turno di notte, c'era nebbia, non so se ci fosse ancora buio o no, comunque è stato investito da un treno. E diciamo, quando mio padre aveva la tendenza, per esempio, quando qualcuno era in ritardo e non avvertiva, in particolare io lo facevo molto spesso, anche a quell'epoca non c'erano i telefoni, c'erano le cabine telefoniche, ma si preoccupava, mia madre mi diceva che lui, insomma, aveva subito questo trauma da piccolo, che si riattivava quando c'erano delle persone che facevano dei ritardi inattesi. Penso però che principalmente per molto tempo non parlò della resistenza, se non in forma narrativa, soprattutto perché gli sembrava che ne avrebbero dovuto parlare solo i suoi compagni che erano morti. E questo fu l'atteggiamento anche di molti altri partigiani e anche di molti ex deportati. Vi do una cifra: della sua zona di operazioni c'erano circa 1.800-2.000 partigiani, 400 sono morti o in scontri o in Germania. 2 cenni sul contesto. Cioè, il Veneto fu la prima regione occupata dai tedeschi dopo l'8 settembre in modo fulmineo, no? Anche se ci fu qualche reparto che cercò di ribellarsi, ci furono discussioni, eccetera, ma immediatamente superate dai fatti. Ci fu ovviamente la corsa, come sapete, a aiutare i civili, a aiutare i soldati dando abiti civili, mentre i tedeschi cominciarono a prendere prigionieri i soldati italiani. Il Veneto fu anche l'ultima regione a essere lasciata. Per i tedeschi era una regione fondamentale, no? Sia per far venire gli approvvigionamenti in Italia, arrivi di truppe, sia per mandare in Germania cose razziate, sia per le deportazioni, ma era soprattutto la regione su cui loro dovevano mantenere il completo controllo, perché avrebbe permesso la ritirata, cosa che divenne sempre più probabile man mano che la guerra andò avanti. Quindi il Veneto fu sempre una regione molto presidiata e occupata.
Il Brennero ovviamente per i tedeschi era fondamentale, tanto è vero che non so se lo si sa, Trento, Bolzano e Belluno furono messi direttamente sotto il controllo tedesco, però anche la stessa Verona, che pure era in territorio della Repubblica Sociale, era un importantissimo nodo ferroviario e era un po' la loro roccaforte. Allora, volevo far vedere, mancano, questo è così mio padre nel 41, prima di tutto questo, quando era studente all'università. I tedeschi a Verona si installarono in questo palazzo di recente costruzione, dove furono gestiti moltissimi aspetti dell'occupazione di tutta Italia, comprese liste di deportazione. A Verona c'era la Gestapo, ma c'erano tante altre polizie, sia tedesche sia della Repubblica Sociale. Fa quest'ultima anche molto in conflitto tra loro e alcune, diciamo, un po' banditesche. Questo per dire che la resistenza a Verona fu sempre molto difficile, quasi impossibile. I CLN che si formarono furono soggetti a arresti, per esempio i membri del secondo CLN di Verona finirono tutti in Germania e morti, e diciamo nella città stessa l'unico grande vero exploit fu la liberazione dal carcere di Giovanni Roveda, che fu fatta da GAP comunisti, un'operazione quasi alla Bonnie and Clyde, con delle macchine sotto il carcere, che però ebbe successo, lo liberarono, però costò la vita a due partigiani, Danilo Preto e Lorenzo Fava, che sono medaglie d'oro alla resistenza. Quindi nella zona di Verona la resistenza si sviluppò soprattutto diciamo nelle montagne e nelle colline attorno, e nella zona d'est, che era una zona di pianura, dove appunto operò mio padre, che ebbe la fortuna di non andare in guerra, cioè quindi era riuscito prima, non so, a rimandare per l'università, poi era stato dichiarato rivedibile, aveva però necessità di mantenersi all'università, quindi nel periodo 42-43 faceva anche il supplente in una scuola media di Colonia Veneta, che è un paesotto più o meno a metà tra Verona e Vicenza. Devo fermarmi. Prego. No, allora, questo ebbe delle conseguenze anche su di me, cioè che non esistevo ancora, perché in questo futuro, in questo paese, esisteva il mio futuro nonno, che si chiamava anche lui Zorzi, Giovanni Zorzi, erano parenti, aveva due figlie e faceva il preside. Quindi durante quel periodo mio padre conobbe sia, diciamo, le due figlie, sia quell'area, che divenne un po' il centro geografico dove operò. Volevo mettere un ricordo semplicemente di mia zia, che è stata una dottoressa e che è stata una staffetta. Mia madre era più giovane, cioè si occupava solamente di studiare, però siccome anche lei era del 21 e non la ricordiamo mai, ecco questa qui. Va bene. All'8 settembre, cioè salto un po', insomma, perché sennò no. Salto un po'. All'8 settembre la prima cosa che la resistenza fece in quella zona fu di salvare i prigionieri alleati, nel senso che
nella provincia c'erano tantissimi campi di prigionieri alleati che si sparsero nella campagna. Alcuni entrarono poi nelle organizzazioni partigiane che al momento non esistevano ancora, però molti restarono quasi tutta la guerra lì. E cioè una delle prime cose che fece mio padre fu di trovargli i posti o di cercare di accompagnarli facendo delle staffette in pratica o in Svizzera o in Jugoslavia. Ma diciamo il compito precipuo della resistenza in pianura era quello, oltre a organizzare disarmi, sabotaggi delle linee ferroviarie, era di fare sì che il massimo numero di giovani non si presentasse ai bandi di arruolamento della Repubblica Sociale. Quindi facevano volantini, facevano scritte sui muri, cercavano di organizzare la possibilità di restare come ribelli alla macchia, che presupponeva per esempio anche tramite contatti, fornirli di documenti falsi, anche la distruzione per esempio di liste nei distretti militari. Adesso dico una cosa del regista Gianfranco De Bosio, che ormai penso che non sia più perseguibile visto che ha 97 anni, ma per esempio lui mise una bomba incendiaria nel distretto militare di Padova in modo che rimanessero, insomma, fossero distrutte tutte le liste di quelli da ruolare. Un'azione a cui partecipò mio padre all'Onigo fu assaltare un edificio che fungeva da carceri, dove avevano rinchiuso una ventina di renitenti che cercarono di liberare, anche che se però fallirono, anche a causa del fatto che nessuno sapeva il tedesco, ci fu una sparatoria. In quell'occasione mio padre, che si era aggregato un po' all'ultimo momento, lasciò un libro nella propria bicicletta, che poi fu ritrovato, in cui c'era una lettera. Per cui da quel momento il suo nome venne individuato comunque come ribelle, oltre al fatto che poi comunque i bandi continuavano, quindi nel giro forse di un mese sarebbe stato comunque renitente. C'era una dimensione familiare particolarmente accentuata nella Repubblica di Salò, cioè molto spesso queste polizie, questi arruolatori, quando non si presentavano i richiamati, oppure quando andavano a arrestare un ribelle, non lo trovavano e tenevano in ostaggio invece i familiari, la sorella, il padre, la madre, tentando di convincerli a uscire dalla macchia. Per esempio, anche il fratello e credo il cognato di mio padre furono arrestati quando non riuscirono a arrestare lui. E questo ovviamente anche gli poneva degli interrogativi su quello che stava facendo. Una volta, per esempio, vide dei manifesti nel 72 in cui c'era un certo Pisanò, che uno anche ha scritto dei libri sulla storia della guerra civile, che si presentava alle elezioni a Milano. Lui ha detto: ah, ma deve essere forse allora lui che non ha cambiato. Dice: pensa che noi ai tempi l'abbiamo rapito, era un ragazzo di 17 anni, figlio di un esponente, ma siamo stati costretti a farlo
per fare uno scambio con dei nostri che erano stati rastrellati e per evitare che fossero fucilati. Quindi ci fu una specie di escalation, di presa di ostaggi e di altri, di altri, di altri, finché grazie alla mediazione della Chiesa Cattolica, diciamo, furono liberati tutti. Dopo la morte di mio padre ho scoperto che in realtà non si trattava di quel Pisano, ma di un omonimo di Montagnana con le stesse tendenze. Diciamo, nella resistenza ci fu di tutto, no? Era un fenomeno umano, quindi c'erano persone di tutti i tipi, vi furono anche bande che fecero razzie, intemperanze, gesti di stupidità, ci furono campi di casacca, delazioni, prepotenze, ci furono anche discussioni infinite, protagonisti, dissidi tra partiti politici, comitati provinciali, regionali, impostazioni diverse. Alcuni volevano mettere i militari ai vertici, altri non volevano assolutamente. Sia questi racconti di mio padre che i capolavori di Fenoglio e Meneghello, penso, non danno certo una rappresentazione idealizzata, edulcorata della resistenza, ma cercano di darne una rappresentazione onesta. Tra le cose che so, sempre che gli successero, fu che fu inviato dal comando regionale Veneto una volta a Bassano, e dove c'era stato l'eccidio del Grappa, cioè è stato il più grande disastro della resistenza veneta, e lui arrivò alla periferia di Bassano e vide, appunto, perché poi avevano impiccato i partigiani, gli avevano lasciati una parte, gli altri erano morti nello scontro. Sto finendo, questo non lo leggo. So anche che fu arrestato e fu tenuto alle casermette di Montorio, che era la prigione di Verona, però riuscì la notte dopo con un suo compagno ad evadere, cioè aggredendo una guardia. Volevo leggere il periodo peggiore, diciamo, mi racconto, insomma, di rastrellamento in cui era stato inseguito proprio da tedeschi con i cani in questa, e aveva dovuto cambiare spesso lato del canale per cercare di far perdere le tracce. Il periodo, diciamo, dicembre-gennaio fu un disastro su tutta la linea. Difatti nel libro in 500 quintali finisce con questa frase: nella bassa passammo due mesi terribili a cui molti non ressero. Ebbe inizio un periodo di caccia all'uomo e dovemmo sopportare perdite dure. Ci siamo nutriti qualche volta di neve, abbiamo passato molte notti nei fossi, accaddero cose gravi di cui abbiamo sempre evitato di parlare persino tra noi. E vabbè, volevo dire delle altre cose, ma non le dico. Si apre un cantiere anche rispetto a questa storia. Grazie, Angela. Quindi potremmo dire Renzo Zorzi, intellettuale, manager, umanista e partigiano, se siamo tutti d'accordo. Grazie Angela. Chiudiamo con l'intervento invece che ci riguarda più da vicino.
il direttore dell'Associazione Archivio Storico Olivetti, abbiate pazienza ancora una decina di minuti. Per approfondire quello che poi è l'oggetto dal quale partire, il patrimonio storico che si conserva. Sarò rapidissimo. Volevo soltanto farvi vedere come la documentazione che abbiamo schedato è possibile oggi, diciamo, vederla anche online. Il fondo di Renzo Zorzi si trova ovviamente sotto il grande fondo della società Olivetti. Questo è, diciamo, il fondo in cui sono raccolti tutte le schede archivistiche che descrivono la documentazione della società Olivetti. In particolare, dentro il grande fondo della società c'è anche una, diciamo, una serie che è dedicata ovviamente a Renzo Zorzi. Ecco, vedete che la serie è molto complessa, è composta da una serie di, appunto, il fondo di Renzo Zorzi è composto da una lunga quantità di serie, appunto, dalla sua, alcuni documenti della Fondazione Cini, appunti di storia, eccetera, eccetera. La documentazione è molto vasta, voi considerate che è raccolta in un totale fra documenti, fotografie e altre videocassette, eccetera, eccetera, per un totale di 580 faldoni, che, per averne un'idea, voi immaginate, sono 58 metri di documenti messi a faldoni uno dietro l'altro, voi potete immaginare, e dentro ogni faldone c'è una media, diciamo, di 10-15 fascicoli di documenti. Questa documentazione parte dalla documentazione raccolta, appunto, dentro la direzione delle attività culturali, di cui Renzo Zorzi ovviamente è stato il responsabile e il direttore, che quindi ha tutta una enorme quantità di documenti, che parte da una delle primissime esperienze editoriali che fece la Olivetti già nel 1936, quella che era le nuove edizioni di Ivrea, e poi diventeranno le edizioni di Comunità. E la documentazione arriva fino al 1993. Questo è una parte. Un'altra parte che vi faccio vedere molto rapidamente, qui è la raccolta soprattutto documentale, e poi c'è un'altra parte molto importante che invece riguarda qui non riesco a vedere come si può fare per tornare indietro. Ecco, abbiate pazienza solo ancora un secondo. Ecco qui. Un'altra parte invece è all'interno della nostra fototeca. E nella fototeca c'è tutto un enorme fondo, appunto, dell'archivio Renzo Zorzi. Che adesso vado a... Eccolo qua. Anch'esso composto da una grande quantità di documenti che testimoniano come anche fosse ampia la ricerca e l'attività su materie molto diverse, come per esempio le foto dei poster, piuttosto che degli stabilimenti e degli uffici Olivetti,
quelli delle architetture, dei centri di formazione, dei prodotti e così via. Non mi dilungo, ho detto che sarei stato breve e infatti mi fermo qui. Quello che voglio dire è che c'è una enorme quantità di documentazione che è stata schedata ed è il primo passaggio che permette poi di approfondire una ricerca, quale che voglia essere. L'attività di un archivista mette nelle mani dello storico la possibilità di andare ad approfondire i temi ed è il passaggio che faremo da oggi in avanti, proprio iniziando questa attività di studio, come abbiamo detto precedentemente, in collaborazione con la Fondazione Cini e con l'Università di Torino. Grazie. Ringrazio il direttore dottor Bandiera per l'efficacia e la sintesi, anche perché questi materiali poi sono a Ivrea, no? Quindi abbiamo la possibilità di vederli e toccarli con mano. Ringrazio ovviamente la famiglia, la città di Ivrea, che ci ha ospitato anche in questa sede senza oneri. Invito chi lo desidera, anche se è tardi, però ecco, è una possibilità che offriamo in un giorno in cui normalmente il museo è chiuso, di fare un tour alla mostra, alla collezione Olivetti, quindi a pochi passi vi potremmo accompagnare la Paola Mantovani e la sottoscritta, quindi se qualcuno è interessato, se no rimandiamo ad altri giorni, altri appuntamenti. Ringrazio anche il fotografo Giorgio Colombo, il cui buona parte di fotografie sono in archivio, che ha realizzato questo scatto, che lo ha concesso per anche la grafica e che trovate sulla piazza Tinetti, la piazza del museo. Se non ci sono domande o interventi dal pubblico, ecco, continuate a seguirci perché, ripeto, è un cantiere che in più direzioni sviluppa dei percorsi di ricerca a partire da questa giornata, nell'anno del centenario. Grazie.